Mercoledì 18 gennaio 2017, presso la sala giunta del CONI, si è svolta la presentazione del volume La grande avventura dello sport fiumano di Roberto Roberti e Abdon Pamić. All'evento, moderato da Marino Micic, sono intervenuti Giovanni Malagò e grandi campioni del passato come Nino Benvenuti. Noi esistiamo perché ci sono stati loro, sono passati loro, hanno lasciato proprio delle orme indelebili, una storia, una traccia molto importante. Il CONI credo sia importante in particolare per quello che è questo meraviglioso passato di medaglie, non necessariamente solo olimpiche, anche di mondiali, fuori magari dai cinque cerchi. E noi abbiamo un dovere assolutamente di ricordare questo. Oggi il libro è di Abdon insieme a Roberto Roberti, insomma con Nicola Petraggi, con Nino Benvenuti, però insomma sono tantissimi che si sentono, diciamo, coinvolti a raccontare la loro storia. Secondo me, soprattutto nei confronti dei giovani, insomma è un messaggio importante. Siamo orgogliosi che tutto questo è qui nella nostra casa al CONI. Questa è una narrazione dello sport, per quanto un po' povera perché mancante di documentazione, dello sport fiumano dagli anni 20 alla fine della guerra. Lo sport a fiume è inserito importantemente nel tessuto sociale, tant'è vero che era molto praticato in tutte le discipline e soprattutto vi partecipavano atleti di tutte le categorie, operai, impiegati, dirigenti d'azienda, erano veramente un movimento sportivo molto importante. Perciò abbiamo ritenuto che quasi un dovere di mettere nero su bianco questa grande storia popolata di molti atleti. L'essere istriano è un dono di natura, un dono che abbiamo avuto da quando siamo nati e ce lo siamo portati. Oggi sentirmi istriano è un onore che mi pregio di avere, perché sono facente parte, a parte della storia, ma del posto più bel del mondo. Lo sport è quello che madre natura ci concede di poter fare, attuare, avendo avuto dalla natura, che sono i nostri genitori, quelle doti per praticarlo. Ecco, quello, io l'ho praticato, mi è andata bene e devo ringraziare mamma e papà sempre. Ci troviamo nella sala giunta del CONI, abbiamo avuto l'occasione di presentare questo libro edito da Aracne, con una nostra collaborazione, e devo dire che la presentazione si è svolta con molta soddisfazione. Devo dire, sono stati presenti anche campioni dello sport nazionale che hanno conosciuto gli autori, Roberto Roberti, che adesso non c'è più, ormai ci ha lasciato, e Abdon Pamić, Nino Benvenuti, Pietro e Nicola Pietrangeli, e alla presenza di Giovanni Malagò. È stato molto importante anche un richiamo alla storia di Fiume, che noi conserviamo in un archivio museo storico qui a Roma, riconosciuto dalla legge del ricordo, la 92, ed è stata un'occasione, penso, per ricordare anche attraverso le manifestazioni sportive, i sacrifici degli sportivi, un pezzo d'Italia che ci fu tolta dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ecco, una storia dimenticata, una storia taciuta, che però ritrova vita anche con i campioni dello sport,
stati ricordati Comandini, nuotatori, Volk, grande centravanti della Roma, per il quale stiamo favorendo una ricerca e probabilmente anche con Aracne pubblicheremo probabilmente anche questo studio, questo lavoro su Volk, che è stato uno dei più grandi capocannonieri della Roma Calcio.